Festa solidale del sorriso a Battipaglia. Mino Abbaccuccio, Niente Terra, Tamorassia e Salvatore Scirè sono stati gli artisti preziosi testimonial della Festa solidale del sorriso, giunta alla sesta edizione, che hanno scelto di mettere a servizio della causa la loro arte e la loro professionalità e si sono esibiti durante la manifestazione. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ed è dedicato alla piccola Diletta, una bambina che non c'è più ed è tornato in scena negli ultimi giorni. Abbiamo ospitato veramente in questi tre giorni tante persone, in verità c'è stata tanta solidarietà e questo mi rincuora perché si ricordano di noi, voglio dire, quindi è vero che questa edizione è stata ferma per ben 4 anni perché il Covid purtroppo non ci ha permesso di fare questi grandi eventi, non è stata ferma l'associazione perché i bambini oncologici non vanno purtroppo in ferie, loro vanno nei reparti purtroppo per curarsi per le chemioterapie e radioterapie e quindi l'associazione è stata sempre attiva, però questo evento si è fermato nel 2019 proprio perché il Covid non ha permesso grandi eventi. Eravamo pronti a ritornare 2023, l'istituto non era ancora pronto e quindi siamo qui giunti alla sesta edizione. Io devo fare un ringraziamento assoluto alla nostra città che ha risposto benissimo, alle tante persone che hanno partecipato, ma ai tanti volontari, tantissimo, a chi ha lavorato tanto dietro alle quinte, a chi veramente è stato in giro per trovare collaborazioni, cioè persone che ci aiutassero a portare avanti questo evento, perché ovviamente senza sponsor non si può portare avanti un evento così grande. Pure perché sono serate di spettacoli, ma è enogastronomia, quindi e parliamo di prodotti di eccellenza, parliamo di olio extravergine d'oliva del territorio DOP che è di rilievo nazionale, parliamo di caseifici importanti che dovrei stare qui a dirvi tutti sponsor e voglio racchiuderli in un solo grazie per esserci stati vicino e grazie per esserci sempre stati vicino da ormai 18 anni, quindi grazie, è stato veramente un grande evento, ci vogliono molte energie, però è stato un grande evento. L'associazione porta avanti tante iniziative, tra queste la donazione del midollo osseo. Invito chi ci sta ascoltando dai 18 ai 35 anni a iscriversi al registro donatori midollo osseo. Ci sono tanti bambini in attesa di trapianto di midollo osseo e solo uno di voi può salvargli la vita, perché solo attraverso un trapianto possono ritornare a casa, perché un malato di leucemia, di linfoma, eccetera, se va in recidiva e se non ha un trapianto non può ritornare nella propria famiglia. Quindi vi aspettiamo, contattateci, perché basta un piccolo prelievo e una firma e voi potete entrare nel registro nazionale donatori midollo osseo e potete salvare un bambino che aspetta un donatore. Dona anche tu.